Tutto ebbe inizio nel lontano 1899, quando alcuni uomini di vari ceti sociali decisero di intraprendere una grande impresa: fondare un'associazione laica di pronto soccorso, assistenza e carità. A dimostrazione che carità e assistenza al prossimo non è assolutamente prerogativa di gruppi religiosi, ma che può essere una nobile scelta di vita di chiunque. Come erano organizzati i volontari di allora e come veniva svolto il servizio di pronto soccorso? I ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Dagomare di Prato hanno tentato di ricostruire le fasi di un intervento di pronto soccorso sanitario, utilizzando lo storico carrino a mano, conservato nella sede della pubblica assistenza all'avvenire, sezione di Figline di Prato.